Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui partiamo direttamente con l'osservare la vasca, perché è veramente tanto tempo che non faccio video volutamente, perché avevo intenzione di farvi vedere proprio dei risultati effettivi. Diciamo che i risultati ci sono rispetto a qualche tempo fa. Alcune perdite, alcune invece riuscite. Soprattutto le caulastrea mi stanno dando veramente molta soddisfazione, tanto che ho già fatto tre talee che si possono osservare in alto. I pesci pagliaccio stanno bene, non posso segnalare perdite di esseri viventi, diciamo, importanti. Inoltre in questa clip potete notare un Acanthurus leucosternon, credo che si veda abbastanza bene, che ovviamente crescerà. Per adesso è in ambientamento qua, perché, allerta spoiler, sto allestendo una vasca molto grande in cui poi verrà spostato. Per adesso, anche per fare un po' di esperienza, per tenerlo, per vedere come cresce, preferisco metterlo in questa vasca che ha delle zone scoperte in cui crescono alghe di vario tipo, generalmente filamentose, perché per una questione, perlomeno per la mia esperienza, è competitiva, perché i nitrati e i fosfati sono a livelli ottimali, prossimi allo zero. Tuttavia le alghe possono crescere lo stesso. Questo perché, ovviamente non in maniera eccessiva, perché comunque vedete che sono contenute, però per una questione di esclusività. Il substrato è libero, quindi la cosa che arriva può essere l'alga filamentosa, che poi quando crescerà il corallo verrà, diciamo, soppiantata, perché le condizioni per la crescita dei coralli sono ottimali, altrimenti l'acropora in alto non sarebbe viva. Acropora che anche quella mi ha dato parecchia soddisfazione, perché se nel video non l'avete visto precedente, vi metto il link qua sopra, è cresciuta parecchio, veramente tanto. Ma adesso andremo a vedere più precisamente tutti i coralli e la loro storia, cosa è successo in questi mesi di inattività, fra virgolette. Qui abbiamo due Euphyllia glabrescens con annesso pesce pagliaccio che è entrato in simbiosi, o perlomeno ci prova, perché comunque non sono abbastanza grandi ancora. Quella di destra già la conoscevate, l'ho presentata nei precedenti video. Quella di sinistra è nuova e si è appena sdoppiata, ha appena messo su un altro calice. Qui abbiamo l'Euphyllia parancora che sta bene, si sta sdoppiando due volte, quindi sta per formare quattro calici distinti. Qui una Euphyllia parancora nuova che ho appena preso, da poco in realtà, qualche mese, che già si sta sdoppiando. E qui purtroppo l'Euphyllia ancora che vi avevo presentato tempo fa si sta ritraendo, non so in realtà poi il motivo. Non è brown jelly, che è una malattia che colpisce le Euphyllia che vengono colpite da questi flagellati, ma sarebbero state colpite tutte le Euphyllia, quindi non so che cosa sia. Forse la vasca ha passato dei periodi di magra, però non c'è una causa specifica che mi fa dire ok, è colpa mia. Ed ora passiamo a tutta la serie di caulastrea che ho. Sono dei coralli che io trovo veramente molto belli. Qui la caulastrea rossa, che prima sembrava molto sofferente, adesso invece sta andando come si deve. Si sta sdoppiando, già ha fatto vari polipi. Qui ho comprato da poco, da un paio di mesi anche qua, una caulastrea azzurra in rimpiazzo di quella che, se non avete visto il video, vi metto il link qua sopra, purtroppo non ce l'aveva fatta. E qui invece una caulastrea verde che avevo presentato nel video precedente, che già si è sdoppiata parecchie volte, quindi sono riuscito a fare parecchie talee. Qui ad esempio è venuta una colonia molto grande, mentre invece altre colonie le ho divise per fare altre talee. Comunque grossa soddisfazione, perché è un corallo robusto. L'unica cosa è stare attenti agli sbalzi di KH che la fanno tirare da sotto. Qualsiasi sbalzo di KH le dà molto fastidio alla caulastrea, e anche le acclimatazioni veloci, quindi acclimatazione sempre lenta, mi raccomando. Qui abbiamo le solite scolimia che stanno bene, queste due, mentre una delle tre ha fatto un lavoro strano, ha iniziato a tirare e a ridursi, poi l'ho divisa in pezzi e adesso si sta, diciamo, riassortendo, sta formando dei piccoli polipi. Qui l'agoniopora sta crescendo abbastanza bene, possiamo vedere il ratio di crescita che, nonostante sia abbastanza lento, diciamo che c'è una crescita abbastanza evidente, perlomeno per me. Qui oltretutto è anche un po', diciamo, inibita nella sua espansione, nello spolipare, come si dice.
dalla Mespilia globulus che ci sta passando intorno, sta pulendo la roccia intorno. La Mespilia globulus serve per mangiare soprattutto le alghe filamentose, è una spazzina incredibile, le fa fuori tutte. Infatti mi sono trovato molto bene con questo riccio di mare, oltretutto non ha mai dato fastidio a nessun invertebrato. Qui c'è l'ismata sopra all'altra goniopora che sta bene, ha un ratio di crescita inferiore, comunque ho trovato finalmente dopo un sacco di tempo il suo posto che è sotto questa, diciamo, questa roccia con luce riflessa molto forte ma comunque riflessa, mai diretta. In una visione laterale si può vedere già da lontano come l'acropora sia cresciuta. Comunque in generale tutti i coralli sono cresciuti, ovviamente con le dovute perdite, purtroppo, però fa parte del gioco, secondo me. Un consiglio che io posso dare è quello di cercare di essere sempre costanti, sempre con i soliti cambi. Controllare bene calcio, magnesio e KH con i test a reagente. Ovviamente, se poi uno ha più disponibilità economica, ci sono anche test, uno di recente è uscito, in realtà uno solo, che non ha bisogno di reagente. Poi in realtà ci sono, diciamo, svariati test, il mondo dei test è vario. Io utilizzo test a reagente molto semplici e mi sono sempre trovato bene, perlomeno finora. Poi magari nella vasca grande che sarà si potrà pensare di passare a un livello forse successivo, un po' più meno meccanico, ecco. Un altro consiglio che voglio dare è quello che se i parametri di calcio, magnesio e KH non sono equilibrati, di non spingere la mano per cercare di portarli il più velocemente possibile all'equilibrio, perché per farlo creerete uno squilibrio e quindi i coralli poi ne soffriranno. Cercare sempre di riportare la condizione in modo graduale, mai di botto, perché altrimenti ovviamente i coralli ne soffrono. I coralli soffrono i cambi repentini, non i cambi graduali. Questa è una cosa molto importante che ho imparato anche a mie spese e che ci tengo a farvi sapere. Ora ritorniamo a parlare dei coralli che avete già visto in precedenza. Qui abbiamo le nostre ricordee a Florida che non hanno un grande tasso di crescita, probabilmente perché hanno bisogno di essere taleate per crescere. Comunque, probabilmente appunto saranno le prossime che talerò per vedere se crescono di più, se spezzettate, diciamo, fra virgolette. La goniastrea, che poi ho scoperto essere in realtà della famiglia dei Favites, quindi non essere goniastrea palauensis, ma essere comunque Favites o Favia, non so come si possano classificare. Comunque non è corretto tassonomicamente, ma al di là di questo la crescita è ottimale, è proprio cresciuta molto, se andate a vedere il video precedente, molta soddisfazione. Purtroppo da taleare queste sono molto difficili, ci vuole, diciamo, l'attrezzo che forse in futuro, se crescerà ancora, comprerò. Per quanto riguarda invece la cantastrea, non l'ho pubblicata nei video precedenti, comunque l'ho comprata che aveva 5 polipi e come la goniastrea, ex goniastrea, cresce molto bene. Purtroppo poggia sulle rocce, lo dico proprio il nome, della Carib Sea, che non sono molto buone quelle rocce lì, sono quelle sintetiche che avevo preso all'inizio, se avete visto l'allestimento lo potete seguire, che però forse cambierò perché ci crescono le alghe, non filtrano bene dal punto di vista batterico, non sono abbastanza porose. Ma adesso passiamo a parlare dei coralli duri, che in un acquario così piccolo, diciamo, tutti sconsigliano. In realtà, secondo me, con l'adeguato filtraggio biologico, quindi affidarsi alle alghe, si possono ottenere dei risultati abbastanza soddisfacenti. Questa è un'acropora che, se avete seguito i video precedenti, era piccolissima e ha avuto una crescita esponenziale. Si è trovata evidentemente molto bene con i parametri dell'acqua che ho, che poi vi comunicherò.
nei prossimi video in cui parlerò proprio specificatamente. Qui la montipora era arrivata, che non l'avevo pubblicata, ma era veramente piccolissima. Si può vedere che si sta proprio sciogliendo sulla roccia, era proprio un pezzo minuscolo. Adesso già è abbastanza grande e col tempo sicuramente crescerà ancora di più. Quindi anche di questo sono abbastanza soddisfatto. Per quanto riguarda invece gli altri, tipo seriatopora e anche altre acropore, diciamo che l'acquario ormai ha raggiunto una buona stabilità. Della seriatopora sono riuscito già a fare una piccola talea e piano piano raggiunge un buon rateo di crescita, sempre comunque un po' rallentato, forse per il basso litraggio che fa oscillare molto il calcio, e lì purtroppo bisogna stare sempre a controllarlo. Comunque le acropore piano piano sempre meglio, ecco. E niente ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, vi lascio con una visuale dall'alto dell'acquario. Se il video vi è piaciuto condividete, mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima!